Ciao ragazzi, ci siamo rivisti dopo una fantastica pausa natalizia, come vi siete divertiti? E ora non vediamo l'ora che arrivi un nuovo anno 2021 insieme, e speriamo che tutti abbiano fortuna e buona salute. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Oroscopo Pesci di oggi: non tutte le ciambelle escono col buco, così sentenzia un vecchio proverbio, ribadendo che a volte, nonostante la buona volontà, qualcosa di esterno può avvenire a cancellare i vostri piani. Nulla da fare, bisogna accettarlo e basta, prendendolo come una prova karmica o un test di forza di carattere a cui le stelle hanno deciso di sottoporvi proprio oggi. Prendetevela con l'effetto della quadratura Luna-Nettuno, dunque, se oggi buona parte delle vostre iniziative va in fumo, lo stesso accade ai guadagni, salasati da acquisti incauti e spese impreviste per la casa. Anche in cucina, seduti voi, seduto anche il soufflé. Ritenetevi fortunati se il Lotto sconsiglia inviti. Ciò non vi impedirà, tuttavia, di prepararvi una cenetta luculiana, tanto più che anche la luna, passata in trigono, porta via il malumore ma non l'appetito. Astrotarocco del giorno per Pesci: Cavaliere Bastoni. Un uomo bruno virgola molto esperto ed energico aiuterà la coppia a uscire da una crisi, o a realizzare un progetto. Un amico sincero virgola un parente saggio sarà molto vicino alla coppia. Un viaggio presto in coppia. I single incontreranno un uomo maturo, più grande di loro, che potrebbe essere la scintilla per qualcosa di nuovo e di interessante, ma dovranno fare attenzione virgola molta attenzione. Non è oro tutto quello che in fin dei conti luccica. Le promesse che vi sono state fatte, o che vi faranno oggi, potrebbero rivelarsi promesse da marinaio. Non perdete pazienza e calma e non reagite a tutto questo se vi capieterà. In fondo avrete tante altre occasioni utili a breve. Impulsivi come a volte siete oggi, sentirete una gran fretta di arrivare e concludere due punti, fatelo pure, ma non siete esentati da riflettere. Se il partner dovesse mostrarsi particolarmente esigente, non datevi eccessivo pensiero. Due punti: Luna e Marte sono in contrasto tra di loro oggi, e potreste avere qualche malinteso se provate a reagire senza pensare. In fatto di investimenti di denaro, sarai bravissimo, solo che dovrai fare molti sacrifici. Emozioni in vista riguardo l'amore. Ottima giornata per pensare di organizzare una vacanza, o un viaggio. Due punti: fate una selezione delle offerte delle migliori agenzie di viaggio e prendete in considerazione quelle alla portata del vostro portafogli. Non inseguite falsi miti. Imparate a valutare il prossimo per ciò che è senza farvi illusioni. Contate fino a 10 prima di scaldarvi. Potreste trovarvi di fronte a brutte sorprese. Aspettate una notizia importante. Punto di domanda: una telefonata decisiva. Punto di domanda: bene, i nati di lunedì in particolare potrebbero vedersi accontentati. Per gli altri potrebbe esserci anche un breve rinvio. In amore non vince sempre chi fugge. Adesso il partner ha bisogno della tua presenza, sotto effetto della quadratura Luna-Nettuno-Venere, oggi dovete fare i salti mortali per non farvi fagocitare dalla famiglia o bloccare dalla trappola dei ricordi e dei rimpianti. Se cominciate a pensare al passato, ne uscirete a fatica, e solo nel tardo pomeriggio, quando la bianca signora, tuffandosi nelle acque tiepide e dolci del Cancro, vi aiuterà ad accettare gli eventi e a farvene una ragione. Tutto ha un suo perché. Amore ed Eros. Nostalgia per una persona perduta: se siete stati voi a scrivere la parola fine, significa che andava bene così, ma fermarsi sui propri passi solo per nostalgia non cambia la situazione. O vi decidete a maturare, mettendo sul piatto qualità e pecche, oppure lasciate perdere, sarebbe solo un disastroso replay. In gioco la serenità dei vostri figli, comunque vadano le vostre faccende di cuore, loro non ne dovranno soffrire. Giocate con loro, e fate il vostro meglio per rasserenarli. Cercate una mediazione intelligente riguardo a una questione pratica con la vostra dolce metà, specie se siete nati dal 27 febbraio al 5 di marzo. Venere tecnicamente ostile vi obbliga a rinunciare a qualcosa, ma in vista di una meta affettiva particolarmente sentita e goduta poi in seguito. Lavoro e denaro.
Uno svarione compiuto in passato si paga ora e con gli interessi, inutile disperarsi o ricorrere alle vie legali, un bonso avete già avuto, e forse ve lo siete lasciato scappare. Spese impreviste per la casa, comunque gestibili, il risvolto positivo della medaglia, è che con un'attività in proprio oggi guadagnate benino. Continuate così. Bella serata ascoltando musica, il genere romantico vi fa sempre sognare. In questa giornata quasi festiva è possibile che voi pesci facciate parte di quel gruppo di persone che si occupano del divertimento, dell'intrattenimento degli altri. Non di rado il vostro segno è popolato da artisti, di ballerini, di cantanti, di attori di teatro. Anche i giornalisti radiofonici e televisivi, i commentatori e gli opinionisti affollano il vostro segno, piuttosto di frequente. Pianeti come Nettuno, principe dell'espressione artistica, attualmente in transito nel vostro segno, con la Luna in Cancro, vi sorridono e promettono performance da veri fuoriclasse. Benessere. Stati infiammatori alle labbra e alle gengive, anche il detestato herpes, dopo il raffreddore, è ormai una vecchia conoscenza. Banditi alimenti piccanti e pomodoro, che al momento aumentano il vostro disagio. Fondamentale bere molta acqua, solo acqua, però, lo champagne lo staperete dopodomani. Per lei? Inutile arrabbiarsi con mammina, peggio ancora con la suocera. Siete su pianeti diversi, senza un ponte di collegamento. Costruirlo si può, ma occorre tempo. Per lui? Mal di gola, prevedibile col pomeriggio trascorso al parco a giocare coi vostri figli, elettrizzati dalla neve. Bello rotolarsi e lasciarvi le impronte, ma poi, ci sarà qualcuno che vi salda? Colore delle emozioni. Grigio-azzurro. Barometro dell'umore. Variabile punto pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 5. Finanze. 7. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!